sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a fare un quiz sul Natale perché ormai ci ha preso gusto, così ci teniamo anche un po' compagnia sotto queste vacanze che non è esattamente come volevamo che fossero. Però innanzitutto auguri, buon Natale a tutti, e anche se comunque siamo probabilmente chiusi a casa, non lo so cosa avete deciso di fare. Però comunque, se siete da soli, se volete un po' di compagnia, potete guardare questo video, insomma, e scoprire insieme quante ne so sul Natale. Vediamo un po' se è vero che sono una fanatica del Natale, se so tutto. Io non ci conterei, però scopriamolo, scopriamolo. Iniziamo il test. Dove vive Babbo Natale? Polo Nord, Polo Sud, Svizzera? Beh, decisamente Polo Nord. E seconda domanda, chi canta Santa Tell Me? Dovrebbe essere Ariana Grande, cioè se neanche lo leggo, infatti. One Direction, ma mai nella vita, io sono stata una grandissima fan di One Direction e non hanno mai cantato Santa Tell Me. Ariana Grande sì, e The Vamps, sono stata anche una fan di The Vamps, però un po' passeggera, e non hanno mai cantato una canzone di Natale, che io ricordi. Sì, comunque Ariana Grande, sì, cioè... perché come faccio a sbagliare una canzone di Ariana Grande, che è la mia ossessione del momento, un po' come è sempre stata in realtà. Qual è l'arena più famosa di Babbo Natale? La terza domanda. Ralph o Ran? Ma perché c'è un'arena più famosa di un'altra? Ralph o Ran? Rudolph forse, non lo so sinceramente. Rudolph? Ma non me lo dice se è giusto. Va bene, me la sto accorgendo adesso, però vabbè. Qual è il nome in inglese di Babbo Natale? Santa Christmas, Daddy Christmas o Santa Claus? Beh, Daddy Christmas mi sembra un po' troppo letterale. Santa Christmas non l'ho mai sentito. Santa Claus è quello giusto, ovviamente. Domanda numero 5. Quale fra questi non è un dolce di Natale? Beh, vediamo se questo lo so, perché io dei dolci non me ne intendo, preferisco il salato. Torrone, tiramisù o pandoro? Se mi metti torrone, il pandoro contro il tiramisù, cioè è ovvio che io indovino il tiramisù, che non è di Natale. Chi ha rivelato a SpongeBob l'esistenza del Natale? Ma io non me la ricordo sta puntata. Squiddy, Sandy o l'olandese volante? L'olandese volante, che c'entra proprio con SpongeBob da adesso fino al mai praticamente. Perché l'olandese volante, per chi non lo sapesse, è la nave di David Jones, un personaggio dei Pirati dei Caraibi, che ha una maledizione all'interno, quindi chiunque faccia parte dell'olandese volante come truppa, come comandante, se becca sta maledizione. Sandy mi sembra troppo una persona, o meglio, un animale troppo buono per rivelare l'esistenza del Natale. E Squiddy invece tutto il contrario, quindi un attimo rileggo la domanda. Chi è arrivato a SpongeBob l'esistenza del Natale? A questo punto dico Sandy, perché appunto è una persona molto buona, molto simpatica, e che le piace, no, stare in gruppo, festeggiare, quindi cioè, almeno a me è sempre dato questa impressione, poi magari mi sbaglio. Domanda numero 7. Chi canta All For Christmas Is You? Vabbè, Mariah Carey, scusate, ma Michael Jackson quando mai ha cantato qualcosa di Natale? Lady Gaga non lo so sinceramente se ha mai cantato qualcosa di Natale, però non abbiamo dubbi, Mariah Carey. Numero 8, che è tra l'altro anche l'ultimo. Quale fra questi è un simbolo del Natale? Un cuscino appeso all'albero? Cuscino appeso all'albero? Del cioccolato sotto il letto o le calze appese al camino? Aspetta, quale fra questi è un simbolo di Natale? Quale? Dov'è? E le calze appese a camino, perché quando mai, cioè c'è qualcuno veramente che ha preso un cuscino all'albero? Perché vorrei saperlo e vorrei vederlo, grazie se qualcuno l'ha mai fatto. La cioccolata sotto il letto, in che senso? Cioè che tu metti la cioccolata sotto al letto per chi vede il mostro che vive sotto al letto? E se qualcuno l'ha fatto, fatemelo sapere, se il mostro sarebbe Buddha, no? Comunque vabbè, scherzi a parte, credo le calze appese al camino, non credo, sono proprio... Bravo, 88%, cosa ho sbagliato, ma vuol dire... Vedi risposte corrette. Bravo, ho capito, ma voglio vedere le risposte. Che cosa ho indovinato, cosa ho sbagliato. Ti meriti un applauso. Grazie, ma io volevo vedere le risposte. Vedi risposte corrette.
Ok, la prima ho indovinato, la seconda anche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, qui Squiddy ha detto a SpongeBob dell'esistenza del Natale, ma che davvero non me lo ricordavo, scusate sto episodio. Mi sa che è l'unica che... Ah no, anche questo, no, questo l'ho azzeccata, la 3. Sai che non mi ricordate, cosa ho risposto alla terza, Rudolph? Non mi ricordo. Questa lo sapevo, la 6, la 6 ne ho sbagliata, anche la 4, anche la 3 probabilmente. Quindi abbiamo fatto 88%. Quindi è vero che sono una fanatica del Natale, sì, ma cioè, mi dite le canzoni di Squiddy. Sì, ma cioè, chi se la ricordava questa puntata di Squiddy? Poi che ne so come si chiama la carrellata di più famosi Babbo Natale. E niente, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se anche voi avreste indovinato tutte queste risposte. E vi auguro ancora un buon Natale, in quanto buono possa essere, almeno lo festeggiamo un po' più religiosamente, nei limiti ovviamente della vostra fede. E spero che possiate comunque vedere un minimo i vostri parenti, non lo so, parenti! Spero almeno attraverso una videochiamata o anche una chiamata, un messaggio, quel che sia. E niente, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!